Benvenuti al quarto video tutorial per creare un wiki su PBWorks. Oggi esploriamo le funzioni dei vari menu. Intanto iniziamo dalla barra dei menu qui in alto. My PBWorks mi permette di accedere ai PBWorks, agli spazi wiki che ho creato precedentemente. Qui c'è l'elenco dei wiki che ho creato con il pallino verde, mentre con il pallino arancione, wiki a cui ho collaborato con altri insegnanti. Torniamo a uno dei nostri wiki, cioè a quello di prova con il quale abbiamo costruito questi video tutorial. Workspace mi permette di accedere ai wiki recenti, cioè a quelli a cui ho lavorato, agli ultimi 3 o 4 wiki a cui ho collaborato recentemente. Cliccando qui posso tornare alla lista completa, ce ne sono 16. Prova dicembre, quello su cui ci troviamo. Upgrade now significa per creare un aggiornamento ora. Qui c'è il nome utente, il nome in questo caso dell'amministratore, al quale viene permesso di editare le pagine, creare o cancellare cartelle, gestire diciamo lo spazio PBWorks. Account, logout serve per uscire, cioè per uscire come amministratore ed eventualmente rientrare solamente come visitatore. È importante se il computer viene utilizzato a scuola da più utenti, è importante effettuare il logout. Altrimenti il prossimo utente potrebbe, in qualità di amministratore, cancellare, modificare le pagine, magari senza averne il permesso. Help è la guida in linea che ci dà alcune indicazioni su come gestire il sito. La guida in linea è in inglese. Quando clicco su Account, mi dà le informazioni relative al profilo del amministratore, quindi il nome e l'indirizzo mail con cui è stato registrato. Poi altre informazioni che troviamo qui sotto sono meno essenziali, meno importanti. Diamo un'occhiata a questi menu. Create page, come abbiamo già visto, ci serve per creare una nuova pagina. Upload files. Ci permette di caricare dei file, come abbiamo visto, per esempio nei file Word, file PDF. È possibile anche caricare dei file in PowerPoint, ma di questo parleremo in un altro video. Invite more people. E con questo menu possiamo creare dei nuovi utenti e dare loro dei permessi. Per esempio, inserendo qui l'indirizzo di posta elettronica, noi possiamo dare il permesso a un utente di scrivere, quindi di modificare le pagine. Editare significa anche caricare dei file e l'amministratore ha la possibilità, di, cancellare pagine, spostarle, quindi diciamo che ha il privilegio di gestire completamente tutte le funzioni del nostro wiki. Reader invece ha solo la possibilità di leggere. Chiudiamo questa finestra. Add tags vuol dire aggiungere dei tag. Controllare gli accessi a questa pagina mi dà la possibilità di verificare chi accede alla pagina ed eventualmente le modifiche. Copy this page. Posso fare una copia di una pagina, per esempio una copia della front page, e qui possiamo scrivere il nome della front page, ad esempio home page. Copy. Qualità di amministratore. Ora abbiamo una home page in alternativa alla front page. Front page, così la home page, come vediamo, è identica. Infatti, si tratta di una copia. Questo
come amministratore posso cancellare il front page. Per cancellare questa pagina, però, devo andare a Page, File, e da qui selezionare Front Page e cliccare su Delete. Quindi posso cancellare la pagina, la copia, scusate, quindi non la Front Page ma la Home Page. Posso cancellare la copia. Ecco fatto. E se voglio rinominare questa pagina, Front Page, clicco su More, Action, Rename. E quindi, per esempio, la posso chiamare Home Page. Ed ecco fatto. Quindi abbiamo visto che attraverso il menu crea una copia, posso copiare e duplicare qualunque pagina. Poi ci sono altre funzioni meno importanti, check per esempio, cioè controlla se ci sono state delle copiature, se cioè questa pagina è stata copiata senza autorizzazioni. Page History mi permette di controllare quali sono stati i cambiamenti. Rispetto alle ultime modifiche, quindi cambiamenti anche l'autore. Torniamo alla pagina precedente. Poi altri menu importanti sono il navigatore. Il navigatore mi permette di visualizzare cliccandoci sopra le pagine su cui sto lavorando. Per ora qui sono visualizzate praticamente tutte, quando però sono più di 4-5, per esempio sono 15 o 16, il navigatore mostra quelle su cui siamo stati più recentemente o più frequentemente. Sidebar, come abbiamo visto, è la barra laterale che noi abbiamo editato e che contiene le pagine che abbiamo salvato, creato. Possiamo sempre rieditarla, modificarla, quindi possiamo condividere, share questo spazio con altri utenti inserendo in questa casella il loro indirizzo di posta elettronica. Per cui quando l'utente riceve questo invito, potrà cliccando sul link andare al nostro wiki. Infine, l'ultimo menu mi permette di visualizzare le attività recenti, quindi le ultime modifiche fatte in questa sessione di lavoro. Ad esempio, qui vediamo Remove la home page by Antonio Zeffiro. E per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto.